Tra il 5, il 6 e il 7 luglio ci saranno tre appuntamenti nei musei sul Garda, in Valtellina e in Valle Camonica. In collaborazione fra la Direzione Regionale, Musei Nazionali Lombardia e la Casa della Poesia di Baronissi, coinvolge la Villa Romana a Desenzano del Garda, il Palazzo Pesta a Teglia e il Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica di Cividate Camuno. Protagonista delle tre giornate è Maram al-Masri, poetessa di origine siriana. Nei suoi versi le sofferenze del popolo siriano risuonano nel dolore delle madri in ogni guerra, che proclamano l'aspirazione alla libertà di ogni popolo. La poetessa siriana è diventata un simbolo dell'emancipazione femminile nel mondo arabo, dell'impegno a favore delle donne e contro la violenza di genere. Nata a Latakia, in Siria, sulle rive del Mediterraneo, vive oggi a Parigi dal 1982. È una poetessa molto nota al pubblico internazionale, con libri pubblicati in diversi paesi arabi e tradotti in tanti paesi, tra cui Francia, Spagna, Gran Bretagna, Lussemburgo, Corsica, Stati Uniti, Serbia, Germania e in Italia, dove, invitata alla Casa della Poesia, ha partecipato a diverse iniziative, l'ultima a Salerno presso il liceo Alfano I.